Da un lato in Piazza Leone XIII, auto e moto d'epoca, insieme alla mostra scambio di ricambi e accessori, con partecipanti giunti persino da Milano, dall'altro la benedizione in chiesa degli zaini scolastici per una ripresa delle lezioni nel segno della speranza dopo un periodo decisamente buio e difficile. La speranza della ripartenza e soprattutto della solidarietà. Ecco, noi abbiamo visto in questi anni com'è brutto stare da soli, ancora ne paghiamo le conseguenze. È importante capire, usare questo periodo di crisi come opportunità a migliorarsi. Un evento di beneficenza nell'ambito del progetto Onlus Iole Forever, portato avanti con grande determinazione da Giancarlo Palladino e il suo team. Oltre ad apprezzare questi gioielli che rappresentano la storia dell'automobile, significa anche creare un volano per il turismo, per far conoscere sempre di più i nostri paeselli, diciamo, i nostri territori, con la cultura, con la gastronomia e tutto ciò che possiamo promozionare ai fini turistici. I nostri eventi, che sono 5 calendarizzati in un anno, sono sempre rivolti a creare questo laboratorio sperimentale, didattico, di canto e musica che già facciamo da circa 23 anni con il Baby Festival, quindi dar vita ad un laboratorio dedicato alla piccola Iole per tenere vivo il suo ricordo e accesa sempre una candela.